Veramente il maestro della musica napoletana. È un grande piacere, un grande onore averlo qui, perché ha creato un centro culturale della musica napoletana, va in giro per tutto il mondo, nelle università, a portare appunto, ad insegnare la musica mediterranea, fa delle conferenze. A proposito, ve lo presento, è il nostro maestro Sergio Bruni. Quando si parla di Napoli e quando si parla del maestro, si parla di Sergio Bruni. Io sono molto molto emozionato, maestro. Parliamo dopo. No, io volevo soltanto dirvi, perché le do del voi. Parliamo dopo, già cantiamo. Prego. Sergio Bruni. Mia cara madre, stava trasi Natale, e assa lontana ci una stava mare, come vorrei allumare i tre biancari, come vorrei sentire s'ambognare, e in mie facite lo presepe, e a tavola notti do piatto mio. Facito vanno a sera da vigilia, come se mi sa voi stesso morire. E c'è la costa magra, ma sta America, a noi napoletani, per noi non ci chiamiamo generavole, come amare. Mia cara madre, che sei denaro, per chi si chiama padre non so niente, ma tengo qualche dollaro e mi pare, che non so stato mai tanto paziente. Sono tutte notte a casa mia, e te creature vengono senza voce, ma voi lo sono come la Maria, che spada un bietto non so figlio in croce. E c'è una costa magra, ma sta medica, a noi napoletani, per noi che ci chiamiamo cene Napoli, come amare sto paese. Ma che è scritto assunto le leggiamo, chi l'ha lasciata sta lontana ancora, che va già di sei figli con una mamma, facite la tornata che sta signora, io no, non torno, me ne resto fuori, e resto affaticato tutto quanto, io caccio terza patria, casa e onore. Io so carne macello, so emigrante, e c'è una costa lagra, ma sta America, a noi napoletano, da noi canci di ogni cuocine Napoli, come amare.
Maestro ha creato un'atmosfera. Maestro, ecco, maestro ha creato una... Posso parlare? Sì, parla. Adesso posso? Scusami. No, non volevo... Lei ha perfettamente ragione. Ti ho trattato male prima. No, ma scherza, ma io voglio dire, sono molto imbarazzato. Posso darle del tu fra musicisti? Me lo permette? Certo, mi fai sentire più giovane. Caro Sergio! Caro Sergio, allora, senti, allora diciamo... Soltanto che bisogna praticamente decidere una cosa, vedere bene chiaro una cosa. Sì. Bisogna vedere se... Tu quanti anni hai? 49. Bisogna vedere se io ho 49 anni o se tu ne hai 71. Bello, bellissimo, bellissimo. Maestro, vogliamo... Io se mi dai tu, sì. mi fai sentire giovane, quindi ho i 49 anni. Ti ringrazio. Vabbè. Senti, vogliamo presentare il maestro che ti accompagna. Il maestro Terrano, il mio comparino. Ecco, Gianni, grazie. E volevo dire una cosa, c'è stata una richiesta. Allora abbiamo detto tutto, abbiamo detto che il 5, anzi diciamo che il 5 e 6 di dicembre. Io sono stato scritturato da un giovane impresario molto simpatico, mi sta molto simpatico, io mi sento bene quando lo incontro perché è simpatico. E che poi sarebbe l'impresario che ha portato Frank Sinatra a Napoli. Caspita. Massimo Gallotto si chiama. Sì. Con il quale farò un debutto al Teatro Mercadante di Napoli. Che conosco molto il bene. Il 4 e il 5 di dicembre. Certo. E quello è l'inizio di un tour che farò a Dio piacendo. Sì. A livello mondiale. Bene, noi ti auguriamo veramente, prima di tutto, tanta salute. Grazie. Tanta. E poi tantissima fortuna. Però non te ne puoi andare. Se non era una richiesta che avrei fatto io volentieri. Ho capito, devo cantare Carmela. Sì. Sergio Bruni. Aspetta. Sì. La vogliamo fare intera o una parte sola? Intera. Abbiamo... Io sono molto in imbarazzo, ma mi dicono dalla regia che abbiamo un po' sforato. Allora una parte, accontentatevi. Ecco. Sergio Bruni in Carmela. E tanti, tanti, tanti auguri per la tua tournée. Sto vicanire non farà nesce mai, è puro solo passa essere tu. Ma tu sai la tua rosa preta e stil, Carmela, Carmela, tu piagni sulla sinistra vita e strilla sulla sinistra sento, ma non è acqua sangue rinde vita, Carmela, Carmela, sì l'amore è contrario da morte, e tu sai, si rimane soltanto speranza, e tu sai, come può far aspettare fine di mare. Astignami in te braccio questa sera, Carmela, Carmela. Vieni, il maestro. Vogliamo solo ricordare, vogliamo ricordare per gli amici che ha cantato Lacrime Napoletane, era una lettera d'amore che appunto un napoletano scriveva, è vero? Sì. E quindi siamo in tema, siccome oggi è l'argomento è poste terminazioni, e quindi Lacrime Napoletane era... Chiariamo soltanto un passaggio, diciamo, della poesia. Ma tu stai là, tu rosa, preta e stella. Questo l'ho detto anche un'altra volta in televisione. Sì. Rosa, in effetti lì la donna non è una donna, è Napoli. Maestro? È Napoli.
Maestro, la ringraziamo. Aspetta, fammi spiegare un attimo. Dunque, il poeta si rivolge a Napoli. Sì. Ma tu stai là, tu rosa, preta e stella. Rosa perché Napoli, scusami, se mi scusassero tutti i nordisti, perché Napoli è un popolo gentile. Rosa, Napoli è un popolo gentile. Lo possiamo confermare, sì. Noi, io e Alba, che siamo ospiti di questa straordinaria città. Questo popolo che sorride sempre è gentile. Maestro. Preta perché ha resistito a tutte le intemperie, è vero, che ha avuto da millenni. E stella perché è bella, nessuno può negare. Maestro, Sergio Bruni. Ciao. Ciao. Ragazzi, perché... Grande maestro.